Buonasera, io sono Edoardo Nassi, sono un cittadino e siamo nella casa del cittadino e chi ha una certa età si ricorderà tutta la storia che si è dovuta fare per espropriare questo bene che era un bene comunale e di tutti e che è stato gestito per centinaia di anni forse, se mi consentite di dire, in modo particolare da un certo gruppo inglese. Voglio dire, io penso una cosa, c'è un'idea che è molto presente nella cultura italiana e soprattutto in quella meridionale, quella campana, quella ora si dice con la cultura si mangia. Sì, è vero, con la cultura si mangia, però attenzione, questo non è l'aspetto predominante e importante della cultura, perché secondo me bisogna capire. Il concetto. La cultura non serve per farci mangiare, la cultura serve per creare dei cittadini consapevoli che hanno bisogno di una base culturale molto solida su cui stabilire il loro contatto con le istituzioni, con lo Stato, con la democrazia, eccetera, eccetera. Voglio dire, io ho assistito con attenzione insomma ai vari interventi che ci sono stati, mi pare che si è stabilite tre posizioni che sono abbastanza chiare. C'è chi dice che è un castello, c'è chi dice che è un palazzo, c'è qualcuno che con un messaggio ha detto è un castello palazzo. Devo dire, questa è la definizione che mi convince di più, perché forse è stato un castello, perché se abbiamo notizie di battaglie, insomma, non saranno state le grosse guerre, saranno state delle scaramucce. Forse mi convince molto l'idea della triangolazione, delle segnalazioni, eccetera. Sicuramente è stato un palazzo, ma sicuramente è un palazzo, ed è un palazzo che non può che affondare le sue radici nella sua tradizione, che è quella di era un castello. Quindi secondo me va benissimo un castello palazzo Doria, mi convince, mi piace molto. Vorrei dire, mi spiace amico mio, ma il problema è che noi stiamo ragionando del sesso degli angeli, perché la realtà non è tanto di stabilire se è un castello, se è un cose, è che purtroppo è una cattedrale deserto, è un vuoto che non riesce a trovare un suo contenuto. Questo è il punto, questa è la realtà. Io non capisco, io seguo, fate Facebook, lo seguo, se bene se lo seguo, vedo notizie che sono deliranti sulla gestione del castello. Io non capisco, il sindaco, il suo castello è suo personale, lo dà in gestione a qualcuno, qualcun altro ci fa qualche cosa, eccetera, eccetera. Io ho chiesto prima, ma chi ha organizzato questo convegno? Perché non sapevo, io sono bianco, però sono un cittadino come tanti. Il fatto che non ci siano presenti degli interlocutori qualificati è una cosa molto grave, questa qua. Il problema poi è, ricordo un evento della rivoluzione americana, quando praticamente i nordisti che erano ben forniti sul mare, avevano delle navi eccetera, mentre i sudisti non avevano niente, e uno degli organizzatori della Marina Sudista disse, ma ad una domanda, una osservazione che faceva qualcuno, ma noi non abbiamo una tradizione. E lui disse, non ce l'abbiamo, la inventiamo. Questo è il punto, noi la dobbiamo inventare, sapendo però che noi una tradizione ce l'abbiamo. Io non so quanti di voi sanno che ad esempio Marcantonio Doria è stato il committente del famoso l'ultimo quadro di Caravaggio che sta alle gallerie d'arte, che fu trovato debole, disperso dall'eredità di Doria, che erano diventati
avevano perso la casata principale. Ad esempio mio nonno mi diceva: ma ti vedi quelle due finte finestre che ci stanno là? Quelle sai perché sono chiuse? Perché il figlio del principe Doria di notte, contro il volere del padre, si calò per la finestra e andò con Garibaldi, dove morì in combattimento. Io non so se l'ha inventato mio nonno oppure così, però sicuramente un'altra cosa c'è da dire. Garibaldi parte da Genova, la base di partenza di Doria è Genova. Garibaldi, dittatore a Napoli, è alloggiato a Palazzo Doria d'Angri, che sta via 7 settembre, no, via Torino. Vabbè, questo lo vedete, scusate se sono stato. No.